La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto solo ed esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Per procedere in modo rapido, seleziona il file da cifrare e con il tasto destro del mouse seleziona la voce Cifra. Questa operazione è compatibile solo con sistemi operativi Windows. In alternativa, avvia il software Aruba Sign. Apri il menu in alto Funzionalità, seleziona Cifra. Apri la scheda Cifra, utilizza il pulsante Seleziona documenti per caricare il file da cifrare, oppure seleziona il file e trascinalo all'interno della schermata. Abilita il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine, oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca su Prosegui e cifra per continuare. Da questa schermata puoi scegliere tre modalità per cercare un certificato. Cerca da LDAP, aggiungi da file o aggiungi da smart card. In alternativa, seleziona la spunta Solo certificati validi. Clicca su Seleziona certificati e ricerca all'interno delle cartelle presenti nel tuo PC il certificato del destinatario. Infine, clicca su Cifra. Il programma di cifratura crea un file con estensione P7E che include il file originale. Il documento è visibile nella cartella di destinazione da te indicata in fase di creazione. Se l'operazione è stata eseguita correttamente, visualizzerai la seguente schermata di conferma. Per concludere, clicca su Chiudi. A questo punto ti mostrerò come decifrare un file. Avvia il software Aruba Sign. Apri il menu in alto Funzionalità, seleziona Decifra, apri la scheda Decifra, utilizza il pulsante Seleziona documenti per caricare il file da decifrare, oppure seleziona il file e trascinalo all'interno della schermata. Abilita il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine, oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca su Prosegui e decifra per continuare. Aruba Sign verifica che nella smart card sia presente almeno uno dei certificati indicati nella fase di cifratura. Alla schermata visualizzata ti è possibile scegliere l'opzione PKCS12 o Smart Card. In questo caso occorre selezionare il dispositivo. Dal menu a tendina seleziona il certificato e inserisci il relativo PIN. Clicca su Decifra per procedere. Se l'operazione è stata eseguita correttamente, visualizzerai la seguente schermata di conferma. Clicca su Chiudi per terminare l'operazione.